Siamo al Consiglio regionale della Campania in compagnia dell'onorevole Antonella Ceramella per un'occasione speciale. Si presenta infatti l'Osservatorio dell'Economia Civile dedicato ad Antonio Genovesi. Sì, l'economia civile è Antonio Genovesi, è un nostro luminare, fa parte della storia dell'illuminismo napoletano, quello italiano e mondiale. Basti pensare che ha ispirato la Costituzione americana e ha portato poi alla più grande democrazia del mondo, mentre noi abbiamo seguito poi un altro modello e direi anche una degenerazione se parliamo dei giorni nostri e dimentica mettendo a rischio non la democrazia in quanto dittatura, ma una democrazia che significa benessere per tutti ed è evidente che questo benessere non è più per tutti e quindi dobbiamo fermarci non soltanto per proporre soluzioni a un problema specifico, ma immaginare un modello nel quale tutti noi possiamo sentirsi felici, come diceva Antonio Genovesi. Si parte da un identito che è stato recentemente scoperto, sì. Ma quali saranno i compiti dell'osservatorio nella pratica? Grazie di aver ricordato appunto che partiamo nel migliore dei modi, siamo stati fortunati ed essendo napoletani cogliamo in questo un segno, un buon auspicio, aver trovato un inedito di uno dei pilastri della filosofia, l'economia e della cultura italiana ci offre una riflessione non per abbandonare il capitalismo ma riportarlo dentro un quadro che consideri tutti noi beneficiari di questo sviluppo e del valore di mercato. Di questo parliamo oggi e cosa dobbiamo fare come osservatorio? Intanto mettere insieme tutte le buone pratiche per far capire che quando parliamo di modelli economici, quando parliamo di quella che viene vista come teoria, non è teoria ma c'è la pratica e quella dei principi ispiratori, dei valori possono fare la differenza e quindi c'è una pratica che rende coloro che vi partecipano più soddisfatti. È una pratica che invece sfrutta il lavoro e che crea non valore ma ricchezza nelle mani di pochi. Mettere a confronto le diverse realtà significa dire si può fare perché si fa e se si fa in tante realtà piccole e grandi facciamo di questo dei buoni esempi e portiamoli nella casa della politica. Un altro compito è quello appunto di riprendere le nostre radici, ricordare che noi siamo stati e siamo ancora la culla di pensatori e anche pratiche, di modelli di benessere, la culla dell'umanesimo ma anche quello dell'economia. Antonio Genovesi è stato il primo rettore della prima cattedra di economia al mondo. Questo non deve essere soltanto una medaglietta messa su una giacca oppure dire ah ma napoletani eravamo, ma spingerci ad essere oggi ed essere per il futuro. Ancora una volta coloro che immaginano una società diversa. Infine l'osservatorio ha anche il compito di essere un think tank, come si dice, e quindi un luogo dove si incontrano economisti, ingegneri, politici, filosofi, mondo del terzo settore, mondo della produzione, per poter accompagnare la politica a prendere delle decisioni giuste. Quindi studiare non soltanto serve per il singolo, per la propria soddisfazione e per la propria realizzazione, ma fare in modo che nella casa della politica ci sia un luogo di incontro tra i saperi e la cultura, per far crescere la politica non solo a parole. Lei ha parlato di politica e di scelte giuste e ovviamente non posso che non farle una domanda di attualità legata alla scelta di Renzi di dar vita a Italia Viva. Cosa pensa di questa decisione proprio in questo momento e qual è la sua posizione in merito? La politica è evoluzione, la politica è fatta di scelte e di scelte di singoli ma soprattutto di leader. È innegabile che Matteo Renzi sia un leader di un movimento, di un modo di fare politica e di una visione politica. Credo che questo sia nella responsabilità di ognuno di noi poi fare in modo che tutto ciò
bilancio entri in un quadro che sia sostenibile per il Paese e per i cittadini. Non c'è da giudicarci a vicenda e dire ha fatto bene o ha fatto male, innanzitutto perché quello lo diranno i cittadini nel momento in cui vedranno i risultati di tale scelte. A noi sta quello di continuare a dialogare e fare in modo che tutto ciò non sia questa come altre, come la stessa formazione del governo, non siano mosse semplicemente di palazzo, ma siano per costruire qualcosa che serve all'Italia. Questo programma è offerto da Istituto di Vigilanza Prestige. La vostra sicurezza, il nostro obiettivo.